Buonasera a tutti, buon pomeriggio, benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a este webinar. Un'informazione iniziale per chi ci segue, avete la possibilità di scegliere in che lingua seguire il nostro webinar. Gli interventi saranno tutti in italiano, ma con traduzione simultanea in spagnolo. Entonces, este webinar será en italiano con nuestro ponente, pero hay la posibilidad de elegir de seguir en idioma castellano. Entonces, hay una pequeña icona que se encuentra abajo de la página con el globo de interpretación y allí puedes elegir la opción español. Un'ultima informazione prima di iniziare. Che avrete la possibilità di fare domande utilizzando il menu sempre in fondo alla pagina, preguntas y respuestas, e lasceremo le nostre domande e risposte alla fine del webinar. Quindi benvenuti di nuovo, siamo qui oggi nell'ambito della Semana della Ciencia y la Innovación, questa mani la manifestazione che è organizzata dalla Comunità de Madrid, per riflettere su diversi temi collegati alla scienza e all'innovazione. Il tema di quest'anno, in particolar modo che è stato scelto di quest'anno, è quello della sostenibilità e noi come Istituto Italiano di Cultura abbiamo deciso di partecipare e di parlare di sostenibilità, soprattutto cercando di limitarlo in un ambito artistico. Che vuol dire parlare di sostenibilità e arte? Ovviamente gli elementi di connessione sono tantissimi, perché è un argomento di grande attualità, l'arte riflette sempre la contemporaneità e quindi quello che è un tema così importante come quello della sostenibilità ambientale ovviamente si riflette in quelle che sono le produzioni, le riflessioni da parte degli artisti. Però non è solo un tema di connessioni a livello concettuale, a livello progettuale, ma c'è anche di più, c'è anche una riflessione su quelli che sono i materiali che possono essere utilizzati, i materiali che un artista, un designer può utilizzare. Vogliamo parlarne oggi con voi e abbiamo il piacere di avere con noi Sara Tortato che ha seguito praticamente dall'origine l'Arte Laguna Prize, un premio internazionale molto prestigioso che è nato nel 2006 e si dedica all'arte contemporanea. Ma l'Arte Laguna Prize a partire dal 2016 ha dedicato una sua sezione proprio al rapporto tra sostenibilità e arte. Quindi chiederei a Sara di iniziare di presentarci l'Arte Laguna Prize e di raccontarci questa esperienza che secondo noi è veramente significativa. Grazie Sara. Grazie a voi e buonasera a tutti. Vi faccio una piccola introduzione per raccontarvi che cos'è Arte Laguna Prize, perché il progetto ARS si inserisce proprio al suo interno. Arte Laguna Prize è un premio internazionale di arte contemporanea che è nato nel 2006 ed è organizzato dall'Associazione Culturale Moca di Venezia ed è quindi giunto alla sua 15ª edizione. Arte Laguna Prize ha sempre avuto grande attenzione per tutte le nuove proposte e ha proprio anzi come obiettivo quello di dare visibilità agli artisti e alle nuove proposte e lo fa grazie a una rete di partner internazionali, tra cui ci sono gallerie, fondazioni, musei. Ma anche appunto aziende, proprio perché l'arte, come diceva Maria Luisa, è qualcosa che trasversalmente tocca veramente tantissimi settori e tantissimi ambiti. Grazie a questa rete di collaborazioni, quindi stiamo attenti a tutte le nuove proposte a livello internazionale, ma non solo una rete di collaborazioni, anche un'attenzione particolare a tutti gli ambiti dell'arte contemporanea. Quindi, partendo dalla pittura, dalla scultura, dall'arte fotografica, abbiamo poi inserito anche le sezioni più innovative e che utilizzano proprio le nuove tecnologie per la creazione di opere d'arte, come ad esempio arte virtuale, grafica digitale, video arte, fino ad arrivare all'art design, che è stata introdotta 2 anni fa. E un'attenzione anche alle sezioni dedicate all'ambiente e al tessuto urbano, quindi con le sezioni dedicate a land art e urban art.
Ma Arte Laguna Prize ha ricevuto veramente tanti, direi proprio suggerimenti dagli artisti stessi per porre un'attenzione particolare al tema, della sostenibilità. Quindi sono stati gli artisti stessi che, negli anni precedenti, ci hanno sempre inviato delle opere d'arte che ponevano l'attenzione su questo tema, la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente. E per cogliere questo spunto che ci è stato dato, abbiamo deciso appunto di inserire questa nuova sezione all'interno del concorso. Un esempio di un'opera appunto che è arrivata in finale nel 2013, prima dell'introduzione della sezione dedicata, è l'opera dell'artista israeliana Agar Fletcher. E quindi chiedo di far vedere la foto dell'opera, l'immagine 1 di Agar Fletcher, così abbiamo anche un'idea visiva dell'opera che andrò a descrivere, che si chiama Nature Preserved, il titolo dell'opera, ed è realizzata completamente con materiali plastici di recupero. È un giardino fatto di materiali plastici. L'opera è stata esposta all'Arsenale di Venezia, ma ha poi sortito molta attenzione e infatti lo store Zara di Milano ha deciso di installarla nel 2014 nel proprio store, appunto, e nel 2015 è stata esposta anche ad Expo Milano nel padiglione di Israele. Quindi questi suggerimenti che ci sono arrivati dagli artisti stessi per l'attenzione a questo tema e le connessioni che questo tema ha dimostrato, cioè un tema trasversale che può unire creatività, mondo produttivo, valori sociali ed etici. Tutte queste caratteristiche hanno fatto sì che nel 2016 fosse appunto attivata una sezione dedicata per dare particolare risalto alle opere che trattassero questo tema. L'obiettivo era appunto quello, ed è ancora quello, di interessare la comunità locale e internazionale al tema della sostenibilità, ai valori di riuso, riciclo e riduco, attraverso il gesto artistico, per sottolineare l'importanza dell'espressione artistica nel trasmettere valori sociali e culturali. Quindi il progetto è stato avviato collaborando con l'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha proprio un dipartimento dedicato al tema della sostenibilità, Ca' Foscari Sostenibile, che collabora con noi dall'inizio e fino ad oggi. E abbiamo deciso di porre un'attenzione particolare ad ognuno dei materiali che possono essere riciclati. Proprio visto che era una novità, volevamo iniziare a dare degli spunti agli artisti. Tutte le sezioni di concorso normalmente sono a tema libero, quindi non hanno una particolare tematica da rispettare. In questo caso, siccome era una cosa nuova, abbiamo deciso di dedicarci a un materiale in particolare di anno in anno. Così il primo anno abbiamo collaborato con Comieco, che è un consorzio nazionale recupero e riciclaggio degli imballaggi a base cellulosica, quindi abbiamo posto l'attenzione sul riutilizzo della carta. Sono arrivate davvero molte proposte interessanti che hanno trattato il tema con diverse tecniche, quindi pitture, sculture, fotografie, ma l'opera che è stata selezionata è l'opera di Evangelina Elizondo dal titolo Cascade, quindi chiedo di mettere l'immagine 2 di Evangelina Elizondo, così la possiamo vedere. Ecco, è un'opera che ha colpito molto per il suo aspetto multidisciplinare e per la reinterpretazione del materiale. Infatti, questa installazione è nata proprio da un gesto, performativo, perché l'artista ha chiesto a un ufficio di impiegati, di accartocciare la carta e di, proprio fare il gesto di gettarla, fino a formare una catasta. Questo per sottolineare come il semplice gesto di ognuno, in realtà può portare ad una catasta, quindi, una responsabilità personale sul tema della sostenibilità.
ma dall'altro lato vuole anche sottolineare come dallo spreco possa nascere un'opera d'arte, quindi il riutilizzo del materiale è un messaggio positivo che viene trasmesso ai visitatori e al pubblico. Il successo appunto di questa edizione ci ha spinti a continuare su questa strada, proprio coinvolgendo i vari consorzi dedicati al riciclo dei materiali, e l'anno successivo è stata attivata la collaborazione con Coreve, il consorzio Recupero Vetro. Quindi questa volta lo spunto è stato dato proprio sul riutilizzo del vetro come materiale. È stata scelta come vincitrice l'artista australiana Michelle Stewart con l'opera Can You Handle It? Quindi se possiamo far vedere anche la sua foto, l'immagine 3 di Michelle Stewart. È molto interessante quest'opera perché è completamente realizzata con pasta di vetro di bottiglie riciclate. È un'opera molto di intensa bellezza e solo già la semplice fragilità del vetro trasmette la fragilità del mondo nel quale ci troviamo, insomma, che è importante rispettare. Ma l'opera è stata anche realizzata prendendo spunto dalla forma delle foglie di una foresta australiana di boschi di eucalipto, che sono uno dei pochi boschi rimasti appunto con alberi di eucalipto. Inoltre in una zona in cui sono presenti anche specie protette a rischio di estinzione. Quindi l'opera trasmette questo messaggio profondo di amore e rispetto per l'ambiente attraverso la sua semplicità e questa forma così bella e fragile. Anche quest'opera è stata esposta all'Arsenale di Venezia e ha avuto grande successo di pubblico. Il pubblico è stato veramente spinto a riflettere sui valori etici ed ecologici che l'opera trasmetteva. Abbiamo quindi proseguito la collaborazione con Corepla, che è il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, ed è stata selezionata l'opera Nation Matrix di un duo artistico, Ieva e Rula. Dico solo i nomi perché i cognomi sono molto difficili da pronunciare, ma se è possibile mettere l'immagine di Ieva e Rula, l'immagine 4, esatto, dove si vede appunto la loro opera Nation Matrix, che è completamente realizzata con plastica riciclata. Le strisce di plastica in questo caso però diventano un elemento per trasmettere anche altri valori, infatti lo spettatore può proprio entrare nell'opera, muoversi all'interno dell'opera e il valore che si vuole trasmettere riguarda il fenomeno dell'immigrazione. Infatti questo intrico di fili sta a significare proprio l'intrico di procedure e passaggi necessari per compiere un viaggio così faticoso. Quindi in questo caso la sostenibilità, il recupero di un materiale è servito non solo per trasmettere i valori della sostenibilità, ma anche un altro valore etico, un altro tema importante. L'anno successivo, quindi l'anno scorso, abbiamo invece contattato e collaborato con CIAL, il consorzio dedicato agli imballaggi in alluminio, e in questo caso invece abbiamo la fortuna di avere qui con noi proprio gli artisti che sono stati selezionati, e quindi lascerei a loro spiegare l'opera. Ciao, buonasera a tutti, sono Francesca, qui con me c'è Mauro, insieme siamo 06 di Atelier, uno studio che si occupa inizialmente di design e poi diciamo che ci siamo... Le nostre opere si sono diciamo accavallate anche nel mondo dell'arte. E innanzitutto ecco, vogliamo ringraziare Arte Laguna Prize e l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid di averci dato la possibilità di poter partecipare con questo intervento
e presentare la nostra opera durante la settimana della scienza e dell'innovazione di Madrid. E ovviamente l'argomento della sostenibilità ci sta molto a cuore e poterlo applicare al nostro lavoro è uno dei valori più importanti. E oggi vi presenteremo Transforma, che è l'opera vincitrice del Premio Arts 2019-2020. Lascio la parola a Mauro per introdurre quest'opera. Buonasera a tutti, innanzitutto. Transforma, come dice il nome stesso, che è un nome composto, è un'opera che vuole trasmettere dinamicità. Quest'anno il tema era riguardava creare un'opera grazie all'alluminio riciclato e volevamo creare un'opera appunto che comunicasse questa dinamicità di questo materiale, questa possibilità di essere riciclato all'infinito praticamente. È una caratteristica che le persone conoscono, ma è molto importante ed è quindi anche importante sensibilizzare la gente sulla importanza di riciclare questo materiale che da scarto può diventare un oggetto rifinito con un valore ancora più aggiunto rispetto a quello originale. Se possiamo partire con il blocco delle prime tre immagini, vogliamo così vi possiamo mostrare la nostra opera. Ecco, perfetto. Questa è la Transforma, che consiste appunto in un foglio di alluminio che viene manipolato attraverso diverse lavorazioni che includono lavorazioni manuali ma anche meccaniche. E praticamente come vuole raffigurare praticamente un'istantanea di un cambiamento di stato, come se fosse praticamente la materializzazione dell'idea di un cambiamento. È un'istantanea appunto di un processo in avvenimento, proprio per comunicare la dinamicità di questo materiale. Possiamo andare anche all'immagine successiva, così si vede anche un'altra angolazione dell'opera. Ed è appunto una parte dell'opera viene manipolata, diciamo partendo da una lastra di alluminio completamente piana, noi attraverso diverse lavorazioni andiamo ad agire sul materiale per poter creare una parte più rovinata, rovinata che sta a significare lo scarto e il materiale che viene appunto non più utilizzato, che poi gradualmente cambia e passa a diventare una superficie liscia, quasi imperfetta, con anche la finitura a specchio. Ed appunto poi su questa importanza dello specchio poi ve ne parlerà Francesca, perché è importante per poter sensibilizzare appunto l'utente sull'importanza del riciclo. Possiamo andare anche all'immagine successiva, che fa vedere il retro dell'opera. Sì, perché è un'opera in tre dimensioni, sì, esatto. Tre chiavi di lettura. Esatto, nel senso diciamo che noi in questo caso abbiamo lavorato, abbiamo voluto rendere omaggio proprio al materiale che, come sappiamo praticamente ad oggi più o meno l'80% degli oggetti in alluminio è composto da alluminio riciclato, ed è molto importante che, come dicevo appunto prima, che questo concetto venga espresso e comunicato a chi osserva
l'opera, che poi si riflette nell'opera stessa per poter poi creare anche un momento di, appunto, di riflessione, di consapevolezza sull'importanza che noi tutti abbiamo sul processo di vita, appunto, il ciclo di vita degli oggetti, che ovviamente incide sull'inquinamento del nostro pianeta. Quindi Possiamo anche far partire il secondo blocco di immagini dove possiamo vedere degli schizzi, i primi schizzi del progetto. Ovviamente questa era la fase embrionale del progetto e appunto l'idea era di quello di ricreare un ciclo continuo, ma di bloccare questo ciclo continuo in un'istantanea. E quando abbiamo studiato insomma questo materiale, già sapendo molto comunque, abbiamo fatto una ricerca più approfondita di questo materiale e volevamo appunto lasciare la parte più grezza di questo materiale come base per far partire poi la parte riflettente, la parte riflettente che praticamente dà la possibilità di riflettere la persona, l'osservatore e fa praticamente far sì che l'osservatore può meditare sulle responsabilità. E possiamo andare avanti anche con la seconda immagine. Perché appena completato lo schizzo abbiamo utilizzato dei software, grazie all'utilizzo del computer, questi software 3D, e abbiamo cominciato a vedere nascere questa forma. Ovviamente anche con la terza immagine possiamo vedere questa forma che prende vita da un oggetto bidimensionale a un oggetto tridimensionale. Questo doveva creare appunto un impatto visivo e tattile nell'osservatore e avevamo anche pensato di introdurre dei diversi colori per un'installazione, come possiamo vedere nell'immagine successiva. E questo è un percorso dove ecco, l'alluminio viene presentato in diversi colori e forme. E che praticamente crea un percorso di riflessione. Sì, appunto, diciamo che è molto importante che spieghiamo come abbiamo lavorato su questo progetto. Essendo uno, noi avendo una formazione più da design che di arte, per noi è stato, diciamo, come lavorare al contrario, invece che creare un oggetto, siamo andati Un processo inverso. creando un processo inverso. Invece siamo andati a manipolarlo per distruggerlo, creare una parte deteriorata, e per poi anche lavorarlo e renderlo anche perfetto tramite per renderlo anche riflettente. Quindi è stata un po' una maniera diversa di lavorare. Abbiamo visto questo progetto come fosse una chiave di svolta anche nella nostra, anche se pur breve, carriera, perché ci ha permesso di meditare anche sulla importanza degli oggetti e la comunicazione che possono avere sulle persone, e quindi creare qualcosa che per noi non avesse una funzionalità, ma avesse più lo scopo di far meditare e creare e muovere le coscienze. E quindi da qui viene la creazione di una vera e propria scultura, che per noi è stata una cosa, diciamo, innovativa nel nostro percorso. E per questo volevo far partire, appunto, il video che fa vedere come abbiamo lavorato sul materiale,
In particolare in questo periodo di precarietà, in questo momento proprio appunto le lavorazioni sono avvenute in Italia poco prima del lockdown generale, e nel momento in cui stavamo lavorando su quest'opera, su diversi modelli, diverse scale, abbiamo lavorato su con diverse lavorazioni. Che possiamo vedere appunto l'utilizzo di diversi macchinari, anche manuali, abbiamo utilizzato compressioni, piegature, urti, calandrature, abbiamo veramente messo le nostre mani per completare questo oggetto. Sì, e nel mentre appunto veniva questo processo, il mondo stava cambiando, stava succedendo qualcosa, e al tempo stesso anche il nostro lavoro stava assumendo anche un significato diverso. Questo significato che prima era di dinamicità, trasformazione, appunto assume un significato ancora più potente in questo periodo in cui siamo tutti costretti a rinunciare a molte cose, a viaggiare, lavorare molto spesso, e quindi per noi ha assunto anche il valore molto importante di rinascita, di rilancio, di appunto di diciamo anche se vogliamo dire anche in senso più lato di rinascimento. Questo è un'opera che vuole appunto esprimere positività, già nel momento in cui è nato voleva appunto rappresentare questa qualità del materiale, che è quella appunto di essere riutilizzato infinite volte, e quindi è anche ovviamente una importante caratteristica positiva che ci permette di poterne usufruire il più possibile. E speriamo che con questa opera siamo riusciti a comunicare e rendere omaggio a questo materiale, perché per noi questo era l'obiettivo. E poi quando abbiamo scoperto appunto che è stato selezionato per questo premio, e diciamo siamo stati molto contenti. Sì, nel senso contenti a dir poco, siamo stati onorati. Poiché diciamo sono stati percepiti appunto i valori di questo di questo nostro lavoro, che pur semplice rappresenta tanto. Bene, no, grazie mille Francesca, Dami, Mauro, Fraggiotta, ripeto i nomi perché Francesca e Mauro, mi sembra veramente avete fatto un eccellente lavoro, e grazie soprattutto per averci mostrato, credo sia davvero un privilegio per chi ci segue, quello che è il processo creativo. Siete partiti da un'idea, da un concetto, e se non sbaglio poi la giuria, la commissione ha giudicato, ha creduto nel vostro progetto e poi lo ha reso possibile. Una domanda vi volevo fare, anzi un paio in realtà. La prima è: quanto ha pesato appunto dal punto di vista della scienza, dell'innovazione, il rapporto con il materiale? Che cosa ha comportato per voi, quindi, relazionarvi con un certo tipo di materiale? E poi un'altra cosa che mi aveva colpito molto ieri, quando parlavamo del vostro progetto, voi parlavate appunto sempre che tutto si crea, nulla si distrugge, che fa parte di questo concetto di riutilizzo del materiale, ma che va anche oltre. Quindi cosa ci potete dire su questi due punti? Posso rispondere io, perché... Sì, allora, innanzitutto il materiale è stato fondamentale, nel senso abbiamo dovuto ragionare anche in termini di spessori, di pesi, dimensioni, e volevamo creare un'opera ad altezza uomo, nel senso che potesse... dove la persona era quasi il protagonista, quindi, e si potesse interfacciare direttamente. Quindi è stato molto importante
appunto il dimensionamento dell'opera, quindi c'è stata una ricerca su questo senso. E abbiamo anche fatto diverse prove su diversi spessori, perché comunque è un metallo malleabile, ma ad alcuni spessori. Certo, quindi abbiamo dovuto appunto interfacciarsi con le caratteristiche fisiche proprio del materiale, quindi abbiamo provato con diversi spessori per vedere quale potesse lavorare al meglio per poterlo manipolare il più possibile. È la caratteristica fondamentale dell'alluminio è la sua leggerezza. Comparata all'acciaio è molto, molto più leggero, però ovviamente ha delle sue insomma, complicanze, difficoltà a livello di lavorazione, che sono quelle sulla saldatura e altre diverse difficoltà che non abbiamo voluto affrontare in questo caso perché volevamo che fosse appunto un materiale al 100% e l'opera fosse tutto dello stesso materiale. Qualche sorpresa non prevista, diciamo, nel processo di lavorazione. Nella calandratura, ecco, abbiamo utilizzato diversi macchinari, come avete visto anche nel video, perché Siamo andati per tentativi, appunto, nel senso, avevamo in mente l'idea, infatti voi avete visto il 3D, gli schizzi, e ovviamente tra l'idea e il pezzo fisico c'è sempre un bel salto. Avendo, diciamo la possibilità di essere designer, conosciamo già molto bene le caratteristiche e le proprietà meccaniche di questo materiale. Però ovviamente abbiamo deciso di collaborare con uno dei nostri, i nostri collaboratori che si trova appunto in Italia, che ci ha dato la possibilità di accedere a diverse macchine, a diverse strutture, diciamo, con cui siamo andati a tentativi per poter creare quello che avevamo in mente. Diciamo che questa volta siamo andati, come dicevo all'inizio, non è stato un processo che abbiamo mai affrontato finora, perché se da designer, nel senso, tu sai già quale processo vai a realizzare. In questo caso siamo andati, volevamo essere più, diciamo, attivi, come dire, manualmente, e quindi siamo andati molto a tentativi. In Siamo andati. alcuni casi abbiamo utilizzato addirittura dei martelli in Sì, oppure mano, dei dei tubi tubi. per creare la torsione Dell'oggetto. dell'oggetto, nel senso ci siamo anche divertiti fondamentalmente nel creare questo oggetto. Ovviamente per dare una seconda vita appunto a dei materiali, che poi sono dei materiali che appunto grazie poi alle tecnologie possono essere utilizzati, riutilizzati effettivamente, evitando gli sprechi. Quindi questa riflessione che grazie all'arte si riesce a fare sul riutilizzo poi si riflette in un'innovazione tecnologica per cui poi effettivamente vari materiali possono avere una seconda vita anche nell'uso quotidiano o in usi diversi. No, grazie mille. E il futuro di quest'opera, perché mi dicevate che ancora in fase di completamento, manca un pezzo. Allora, certo. No, diciamo, l'opera in silver è stata completata e dobbiamo completare soltanto le opere con i colori, con le colorazioni, e stiamo aspettando appunto che riusciamo a scendere in Italia per poter completare le opere a colori. Certo, sì, no. Idealmente avevamo deciso diversi colori, ovviamente, però per motivi ovviamente pratici, ovviamente adesso ne stiamo sviluppando una di colore che va sull'azzurro, come l'avevamo immaginato all'inizio, appunto. Però ovviamente siamo in balia appunto di questa situazione, quindi è Ma siamo difficile. positivi e fiduciosi. Sì, dobbiamo aspettare che possiamo di nuovo rimuoverci, essendo non nello stesso posto dove c'è la nostra produzione, quindi dobbiamo
appazientare un po', però diciamo che siamo molto positivi perché abbiamo già trovato tutti i metodi per completare anche l'opera colorata. Bene, grazie, complimenti ancora e Grazie a voi. grazie a voi. avete avuto una bella opportunità, un bel riconoscimento. Sara, in queste edizioni del premio, quindi avete scelto diversi materiali, il vetro, la carta, la plastica, siamo arrivati all'alluminio e mi sembra anche molto interessante il collegamento che siete riusciti a creare con i consorzi poi di questi materiali, quindi c'è un collegamento diretto tra la sensibilizzazione, la riflessione che c'è dall'arte e poi l'utilizzo, come dicevo prima, quotidiano del materiale. Ora, qual è il prossimissimo futuro del premio? Sì, quest'anno sono già aperte le iscrizioni, quindi alla nuova edizione del premio ARS, Sostenibilità e Arte, e quest'anno collaboriamo con Contarina SPA, che invece si occupa proprio della raccolta dei rifiuti a 360 gradi e nelle sue attività fa di tutto affinché la maggior parte dei rifiuti che raccoglie possano essere riciclati. Quindi quest'anno lasciamo davvero libero spazio alla creatività degli artisti che possono presentare opere realizzate con qualsiasi materiale. Ci sembra giusto, insomma, questo passo dopo i vari spunti che sono stati dati con i singoli materiali e siamo curiosi di vedere appunto le proposte che arriveranno e anche Contarina SPA è molto contenta di far parte di questo progetto perché è una nuova opportunità anche per loro di promuovere la sensibilizzazione verso queste tematiche. Le iscrizioni, tra l'altro, sono aperte fino al 27 novembre e quindi gli artisti possono presentare quest'anno ogni loro idea. È bello appunto vedere come su un tema l'artista riesca a ragionare pensando il tema sotto vari aspetti, il materiale, il messaggio che deve trasmettere, il riscontro con il pubblico, l'utilizzo delle tecnologie. Quindi tutto questo è incorporato e racchiuso nell'edizione di quest'anno. Beh, quindi un'edizione speciale anche questa e quale sarà il risultato? Quindi verranno appunto valutati, diciamo, i progetti e poi l'opera scelta sarà sempre messa in esposizione, se non sbaglio. L'opera scelta sarà messa in esposizione dal 13 marzo al 5 aprile all'Arsenale di Venezia, assieme appunto all'opera di Francesca e Mauro che verranno esposte. E anche l'artista viene premiato con 3.000 euro proprio per riconoscere il valore del lavoro dell'artista e affinché possa poi effettivamente produrre e realizzare l'opera. Perché spesso vengono presentati progetti, quindi non opere già realizzate, ma proprio anche delle idee. Che poi hanno la possibilità di essere effettivamente realizzate ed esposte e mostrate al pubblico. No, sicuramente una bellissima opportunità sotto ogni punto di vista, sia per gli artisti, ovviamente è una modalità per premiare le loro progettualità, per incoraggiarli a proseguire nella produzione, ma soprattutto per quello che è il valore di comunicazione per il pubblico su temi così importanti come quelli di sostenibilità. Ogni mezzo per parlare, credo, di temi relativi alle tematiche ambientali è veramente valido e ognuno è più o meno sensibile a un mezzo piuttosto che altro, quindi utilizzare l'arte come mezzo di riflessione, un mezzo di comunicazione così efficace è veramente molto importante. Per cui complimenti all'Arte Laguna Prize per aver colto, aver avuto una visione, credo che sia veramente fondamentale. Siamo contenti che sia un premio ospitato in Italia, ma che ha una visione veramente eccezionale. Prima di salutarvi, Sara, ti volevo chiedere una cosa, così tu personalmente, non nella tua posizione di parte dell'Arte Laguna Prize, ma come diciamo privata cittadina, quali sono le tematiche, le sensibilità che ti hanno più colpito in questi anni? Rispetto alle opere d'arte che abbiamo. Allora, sicuramente appunto questo tema della sostenibilità, sicuramente, e poi anche tantissimo l'inclusione, la necessità di creare veramente un'unione tra tutti i paesi, una visione anche positiva di questa tematica, e gli artisti hanno sempre degli spunti molto positivi.
Questo è un altro aspetto che mi è piaciuto tantissimo, e poi l'utilizzo che gli artisti sanno fare delle nuove tecnologie. A volte si pensa all'artista, insomma, viene in mente il pittore, il fotografo, sono le immediate connessioni che si fanno, ma davvero gli artisti sanno utilizzare le nuove tecnologie in una maniera inaspettata per creare delle opere spettacolari in cui ci si può immergere, a volte anche in mondi 3D, in mondi, la realtà virtuale, quindi queste tipologie di opere mi hanno veramente tanto colpita per la capacità di essere sempre positivi e pronti a cogliere tutti i nuovi spunti che l'artista può ricevere dal mondo esterno. Bene, grazie ancora e continuiamo a riflettere sull'arte, sulla sostenibilità, e ringrazio i nostri ospiti Sara Tortato, Francesca Adamo e Mauro Fraggiotta del 06 di Atelier, e speriamo di poter vedere le vostre opere presso in esposizione. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e a presto. Grazie. Grazie, ciao.